L'ultima volta avevamo detto che la parte sulla riflessione etica kantiana era conclusa e che ci saremmo dedicati alla critica del giudizio. E così non è perché dobbiamo ancora analizzare il testo che voi sul vostro manuale avete a pagina 275 e seguenti, T07, che si intitola I postulati della ragion pratica. Oggi ci dedicheremo a questo lavoro non solo per una esigenza di completezza, per dare la parola anche all'autore, ma anche perché analizzare questo testo, come vedremo, ci consentirà di elevare alcune considerazioni critiche sullo stesso ragionamento kantiano. E partiamo appunto da pagina 275, e ecco, diciamo anche questo, che dei tre postulati di cui già abbiamo parlato, in questo brano Kant focalizza metafuoco due, essenzialmente l'immortalità dell'anima e l'esistenza di Dio, in una sequenza logica che appunto adesso andremo a vedere, no? Per così dire, sono due step collegati l'uno dall'altro da un nesso logico. Allora, ricostruiamo il ragionamento che Kant fa in questo brano, no? Partiamo dal fissare, come già appunto abbiamo detto, che il sommo bene, che cos'è per il sommo bene? Il sommo bene è quella condizione in cui la virtù si congiunge alla felicità, quello stato in cui appunto alla virtù si, ripeto, congiunge la felicità. Il sommo bene è la prospettiva quindi massima, imminente, ciò a cui punta, per così dire, l'intera condotta morale, no? In prospettiva. Ora, il conseguimento di questo sommo bene richiede due condizioni, fondamentalmente. Bisogna che, in primo luogo, l'uomo sia virtuoso e, in secondo luogo, che la virtù sia premiata dalla felicità. Detta in maniera molto semplice, questo è il passaggio che noi oggi considereremo, no? Allora, primo postulato è questo. L'uomo che persegua tutta la vita in coerenza e in continuità la legge del dovere, tu devi perché devi, la legge formale, e per farlo in continuità durante una vita, l'uomo deve conseguire una condizione di santità, quell'habitus in termini aristotelici che è l'essere santo. Ma un obiettivo di questo tipo può raggiungerlo un uomo concreto in una vita terrena? È improbabile, quantomeno, no? Quindi bisogna ipotizzare che l'uomo abbia la possibilità di una vita indefinita, cioè di vivere all'infinito, per poter appunto porsi l'obiettivo di poter acquisire questo habitus di santità. Questo è il primo step che avevamo già messo a fuoco la volta scorsa. Ora, l'essere virtuoso però si deve abbinare a una condizione di felicità per raggiungere quella condizione di sommo bene, no? E com'è possibile questo? Kant dice nel mondo concreto, noi sappiamo che questo non è assolutamente garantito. Nulla e nessuno nella vita in cui terrena che viviamo ci garantisce che l'essere virtuoso corrisponda poi al raggiungimento di una condizione felice, anzi, spesso e volentieri abbiamo detto accade il contrario. E allora come fare a pensare in quale altro modo si può pensare una prospettiva di questo tipo? Bisogna convocare a questo punto la causa, una causa di ordine superiore, una causa di ordine soprannaturale, una causa che possa mettere ordine nel mondo, mettiamola così, formuliamola così il pensiero, mettere ordine nel mondo in modo tale da orientare lo sviluppo del mondo nella prospettiva in cui, appunto, se gli uomini sono virtuosi, alla fine tutti raggiungeranno questa condizione di felicità e il mondo, per così dire, raggiungerà questo stato di perfezione morale, no? Ma una causa di questo tipo, appunto, non la possiamo rintracciare all'interno del mondo fenomenico. Deve essere una causa soprannaturale, e cioè deve essere un Dio, è solo un Dio che può
garantire e assicurarci uno sviluppo storico che proceda in questa direzione. Questo è, in grosso modo, quanto già anche avevamo detto la volta scorsa. Ora, soffermiamoci su un particolare. Nella nota della prima pagina del vostro libro, il vostro manuale inizia a suggerire che qui possiamo ravvisare una certa circolarità nel ragionamento di Kant, no? Il quale dice: il sommo bene è la prospettiva verso cui si deve orientare la condotta morale, ma in qualche modo la sua esistenza deve essere anche garantita dal Dio. Quindi questo sommo bene al contempo farebbe e svolgerebbe il ruolo di obiettivo futuro, ma anche di precondizione, quindi c'è una certa circolarità in questo ragionamento, no? Ora, io invece mi permetterei di avanzare un'osservazione un po' più critica, e cioè io non parlerei solo di circolarità nell'argomento kantiano, addirittura io parlerei di una tendenziale contraddizione, e adesso cercherò di spiegarvi come la penso in questo caso, no? Intanto partiamo da una considerazione. Dove nasce questo bisogno di intravedere nel futuro una garanzia per l'uomo virtuoso di raggiungere una condizione di felicità? Cioè, che cosa non si può accettare? Che cosa non accetta Kant? Ebbene, molto chiaro. Kant non accetta l'eventualità che un uomo virtuoso muoia in un mondo in cui la virtù non si è realizzata, cioè che tutto il suo agire morale, che tutta la sua vita non abbia conseguito nessun risultato, non soltanto per lui ma anche per gli altri. Vedete nella nota numero 2, a pagina 276 in fondo, si dice qual è il rischio. Il rischio è che l'agire virtuoso sia condannato all'infelicità, cioè che un uomo spenda la sua vita in coerenza alla vita morale e muoia infelice. È di qui che nasce l'esigenza, cioè è per trovare un motivo, qualcosa di più di una speranza, che a questo punto Kant convoca un Dio che garantisca invece quella prospettiva, il raggiungimento di quella prospettiva, no? Ma dove sta quella che io penso sia una tendenziale contraddizione? Beh, voi vi ricordate che qualche pagina prima, anzi possiamo anche proprio andarla a rivedere, no? A pagina 240-41, quando Kant aveva messo la sua prospettiva morale in confronto con quelle del passato, dei filosofi del passato, aveva detto che anche, vedete pagina 240-41, che anche la prospettiva eudaimonistica, quella dei filosofi classici di Socrate, Platone e Aristotele, anche questa rischiava di rientrare nella sottocategoria dell'imperativo ipotetico, perché fissava, abbinava questa felicità al raggiungimento, sì, la congiungeva a una condizione di sapienza, però diceva: io devo essere sapiente per essere felice, quindi è come se io avessi messo un obiettivo di carattere sentimentale, no, alla fine di una prospettiva di carattere morale. Quindi io sono sapiente per essere felice, ma la felicità non può essere, in quel caso, diceva Kant, l'obiettivo di una vita morale, no? Nella nota, torniamo al brano 276, nella nota 5, si dice che il vizio di questo ragionamento, di questa prospettiva eudaimonistica per Kant, è pensare che sia un processo naturale quello che abbina felicità e sapienza. Cioè, Aristotele, Platone, eccetera, pensavano in questo modo, cioè se io appunto imposto tutta la mia vita verso un valore conoscitivo, nel raggiungimento della sapienza, questo obiettivo conoscitivo implicitamente mi fornirà una condizione di felicità, perché è naturale, questo è un processo naturale, no? Essere sapiente implicitamente mi conferisce quello stato di felicità. Ora qui, quindi, la critica kantiana è che invece la natura non garantisce assolutamente questo fine, e cioè che il mondo nella vita concreta terrena
non ci ha fatto questa garanzia. Cioè, può essere saggi finché si vuole, ma questo automaticamente non implica assolutamente il raggiungimento di una condizione di felicità. Per cui bisogna convocare questa causa soprannaturale. Ma qual è la contraddizione? È che comunque si presuppone anche Kant che la virtù debba essere premiata, no? Cioè, se io convoco un Dio che è il garante che il mondo finirà in quella prospettiva di sommo bene e che quindi il virtuoso sarà premiato con la felicità, io continuo in qualche modo a implicare che la felicità debba essere congiunta, no? Con la prospettiva, con l'obiettivo finale di una coerenza morale. Non è che mi tengo fuori da una prospettiva di carattere eudaimonistico. Per dirla più chiaramente, ecco, per dirla in maniera proprio del tutto esplicita, io direi questo. Perché appunto Kant ha bisogno di delineare questa prospettiva? E che cosa non riesce ad accettare Kant? E quale sarebbe un atteggiamento, io direi, ancora superiore a quello indicato da Kant? Beh, appunto, Kant non riesce a accettare quella prospettiva tragica che spesso noi verifichiamo effettivamente nella dinamica mondana, e cioè che l'impegno, la coerenza, eccetera, eccetera, molto spesso non sono motivo di riscontro nel mondo, no? E quindi si può benissimo morire con questa prospettiva fallimentare, no? Non basta la speranza, Kant vuole avere quasi una sicurezza, cioè convoca Dio perché quella non sia più una speranza, no? Che sia quasi una certezza, cioè che Dio può appunto realizzare questo sommo bene. Ma io direi che, appunto, oltre ad essere configurare una tendenziale contraddizione, questo ragionamento nell'ottica kantiana, quale sarebbe l'atteggiamento appunto superiore? Ma io credo che ci sia la possibilità per un uomo di impostare la sua intera vita in coerenza a quello che lui ritiene giusto, accettando il destino tragico, certamente questo è un atteggiamento eroico tragico, accettando la prospettiva tragica che il mondo vada da tutt'altra parte, che il mio impegno in realtà non sia servito a nulla, diciamolo pure, no? Ecco, questo secondo me è un atteggiamento ancora superiore, perché non ha bisogno di nessun tipo di consolazione, tutto sommato, no? Perché quello di Kant, io ci intravedo anche una componente, un elemento consolatorio, questo bisogno di garantirci una prospettiva che, appunto, in cui il virtuoso sia ricompensato. Kant è questo che dice, lui dice, cioè, è assurdo pensare che il virtuoso non sia ricompensato, ed è naturale pensare invece che debba meritare una ricompensa, ma io, ripeto, osservo che questo ragionamento, secondo me, configura una tendenziale contraddizione, cioè, detta in termini kantiani, lo stesso Kant, a mio avviso, quando formula queste sue teorie, rimane parzialmente con un piede all'interno della imperativo ipotetico. E l'ultima cosa che possiamo mettere in rilievo è la definizione di postulato, che la ritroviamo in due punti di questo brano. La ritroviamo a pagina 276 in alto, e alla quinta riga, vedete, dice che cos'è un postulato. È una proposizione teoretica ma non dimostrabile, no? Cioè è una, potremmo dire molto più semplicemente, una ipotesi, no? Un'ipotesi teoretica. E viene ripreso questo chiarimento al fondo del brano, laddove si dice questi postulati. Ah no, prima, nella pagina precedente, a pagina 277, in fondo, vedete, dice: tali postulati non sono dogmi teoretici, ma presupposti che conferiscono alle idee una realtà oggettiva. Quindi anche qua sono delle ipotesi, quindi non sono dogmi, ma sono verità assolute di conoscenze di cui io posso essere certo, sono ipotesi, che però sono sufficienti a conferire una realtà oggettiva a quelle idee.
Ecco, e qui c'è un'altra, che mi era tra l'altro nel frattempo sfuggito, un'altra osservazione che mi permetterei di fare, no? Proprio quest'ultima riga, quando dice autorizzano questi postulati, l'ultima riga, concetti di cui altrimenti non si potrebbe presumere di affermare neppure la possibilità. Ma io mi chiedo, ma per quale motivo un concetto morale non sarebbe possibile formularlo se io non lo garantisco con l'ipotesi della realtà oggettiva del sommo bene? Anche qua mi sembra una tendenziale contraddizione. Io posso perfettamente formulare un concetto morale e anche una linea di condotta senza affatto affidarmi e poggiare su un'ipotesi di realtà oggettiva dell'obiettivo che voglio raggiungere. Quindi anche dal punto di vista logico, anche questo non mi sembra del tutto coerente. Bene, a questo punto veramente abbiamo concluso la ragion pratica kantiana e la prossima volta ci dedicheremo a un altro ambito di riflessione.